Ragazzi, bentornati, welcome back. Io sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web, e ho deciso di far partire l'ultimo episodio di questo spirito del fanboy. Come è iniziato il primo? Con lo startup di Astro's Playroom quanto più completo possibile, quasi dall'XMB. Si risente questa host e ora forse riuscite a capire perché ero così emozionato qualche tempo fa. I mondi, i quadri sono tutti finiti, ma il vero finale arriva adesso. Allora, partiamo con il continua e con il fatto che ho farmato persino, cosa completamente innecessaria in questo gioco in realtà. Però avendo avuto un buon completismo le prime volte che ho affrontato i livelli, anche perché appunto non essendo blind avevo delle memorie pregresse, ho deciso di essere sicuro di non dover magari ritornare nei livelli come magari accade in una partita normale e ho fatto 800 monete d'oro che non andremo a spendere adesso però. Non ancora, non ancora. Voglio subito darvi... l'origine di questo ruggito. La luce è cambiata, la PlayStation 5 è in pericolo. O forse... se i quattro mondi affrontati sono le loro... sono le sue controparti hardware più importanti, manca ancora una cosa. L'anima. Sentite. Io sono... coinvoltissimo. Tutto è attratto. Spaventato. Intimorito. Ammaliato da cosa si nasconde oltre quei simboli. Allora. Sì, c'è preoccupazione, ma lasciate passare Astro. Il vostro eroe è giunto. C'è qualcuno però che ha ottime aspettative. Quindi. Siete pronti? L'ultimo episodio comincia ora. Già questa cosa vale il prezzo del biglietto, che è zero fondamentalmente, escludendo chiaramente la console, ma... io c'ero nel 1994, piccolo, però c'ero, senziente, curioso e per fortuna, per enorme fortuna, in grado di poter... vedere cosa ci fosse nel disco demo PlayStation. Avevo il disco demo PlayStation. E non dimenticherò mai lo shock grafico che mi diede vedere quello schermo nero con nulla renderizzato che non fosse quel dinosauro. Così come ebbi una sensazione simile nella versione HD di Gran Turismo 1, che era presente all'interno del disco. Non credo fosse Gran Turismo 2, ma potrei sbagliarmi nei ricordi, non ho ripassato niente. Sono tutte cose che riguardano proprio la cultura generale di una vita passata in questo medium. Kens. Ken Kutaragi. Sapete, nel farmare le monete,
cosa ho sgamato? Due citazioni che mi sono perso nella partita in live con voi, in diretta, no? In quello che è stato il rivivere con un nuovo salvataggio, un'esperienza che a me è stata subito cara. Quindi, allora, Raziel, Legacy of Kain e Legacy of Kain, Soul River e God of War. Ora però mi mangio le parole, balbetto quasi. Ci siamo. E la magia è chiara. La console neanche attaccata. Sapete cosa mi ricorda questa arena? Kurushi. Non so se è una citazione voluta, ma vi garantisco che io la ufficializzo. Questo è Kurushi. Non so quanti cuori toccherà quello che sta per succedere, ma anche se non avete idea di quello che davvero dovrebbe farvi provare, sono sicuro che un'emozione la creerete. Anche solo per il fatto che questa cosa esista. Rotante, lo volevo fare per scena e ti mette in animation commitment che non può essere cancellato. Il teatro fallisce sull'efficacia. È una regola classica del gaming questa, è giusto che sia nella serie di Astro. Niente pugno rotante, mi dispiace. Volevo fare il figo e niente. Non puoi schivare mentre lo fai. E vabbè. Con l'int dell'onda d'urto col flash. Colpa mia! Ora in post sto per fermare il tempo. Beh, che dire, io non ho ovviamente nessuna forma di conferma di tale teoria o presunta intuizione, però capiamoci un momento, no? Questo è il boss finale di Astro's Playroom. È l'evoluzione
Mother Era del T-Rex Tech Demo, ok? Va bene. Però, no? Cioè, come antagonista, no? Io non come stile, colore, anche inquadratura iniziale, non riesco a non pensarci. Non riesco a non pensarci e è difficile da confutare, secondo me. Perché di tutte le cose che potevano fare tutte, proprio questa. Bentornati! E dai, su! Per me è una cosa bellissima, quasi un segno di rispetto. Senza quasi. Che spettacolo! Non è finita. Oh, oh, oh. Latino. Fanno male le guance. Tutto un gioco. Questi sono i videogiochi. È vero. Non tutti i videogiochi devono per forza essere solo divertimento. Alcuni possono e vogliono essere un'esperienza più complessa, che possono essere intrattenimento. Però la purezza avrà sempre sempre un posto speciale nel medium. Ed è difficile non commuoversi dinanzi a tutto questo, perché siamo nel 2021. Questa è la nona generazione delle console. Il gaming è cominciato persino prima. L'animation commitment è un errore, ok. Però siamo ancora qui ad avere una dimostrazione finale che quegli inizi, quell'universo nel quale nella quinta generazione sono cominciate ad arrivare queste rivali di Nintendo, no? E hanno portato sul mercato una competizione molto speciale. Beh, oggi tutti quei momenti, quella storia, quei pomeriggi, quei ragazzi, quei bambini vengono esaltati
e coccolate. E verranno ricordati. Sempre. Perché questa è esaltazione della più pura e della più bella di ciò che è una delle interpretazioni del gaming. È uno dei colori del prisma che ha questa industria, ragazzi. E infine raggiungiamo il vero ultimo livello. D'altronde quella piazza ha ancora un piedistallo centrale vuoto. E la celebrazione del passato non deve assolutamente far dimenticare l'aspettativa del futuro. Sono profondamente felice di aver vissuto questa cosa con voi e fatto questa serie, perché non è da dimenticare. È bellissimo. Ci siamo. Nona! Capite? Capite perché ho fatto questo? Lo capite? Eh?
Mancava solo lei. E storia è. Storia davvero è. Guardate. È una delle cose più dolci e belle che abbia mai visto. Do it! Il pitch per creare la console. E si va, si parte. Si introducono nell'era dei 32 bit. Guardate quante cose, Wipeout, la Pocket Station, il logo, il controller, la risoluzione 640x480, che con PlayStation 2 diventerà 720x576. In PAL. Vabbè, un altro discorso. Anche perché poi il 640x480 è S-Video, in quanto la console non andava a 480 da noi, andava a 320. Lasciamo perdere. Altro universo, altra expertise. DVD, PlayStation 2, anno 2000, 128 bit. L'iToy. La USB, l'Ethernet. E la PSP 2004 a cucinare e cuocere buona carne. Li ho ignorati, ragazzi, datemi tempo, ve l'ho promesso e non vedo l'ora di farveli vedere. Ehi, Beyond Two Souls, questi sono punti bonus, eh? HD World PlayStation 3 2006. Le demo delle paperelle, ve l'ho detto, con la barca nella vasca. Il bicchiere che si svuotava, tutto. Il PSN, la PlayStation Slim, la Super Slim, PlayStation Home. Vita significa life. Cioè, life significa vita. La PS4. E il VR. New Generation 4K non stop. Knack! Ok. Ok. Wow. Abbiamo tutti gli artefatti. E infine, una cosa, loro. Vabbè, Dance Dance Revolution. Loro. Guardateli. Sono bellissimi. Sono fantastici. Guarda come si sforza, è contentissimo. E lui con la croce che non funziona, ma non si arrende e si diverte. Belli siete, belli, belli. Ecco la PlayStation Home. Little Big Planet di nuovo.
Si è accesa, eh? E va bene. Andiamo, vi faccio vedere un'ultima chicca. Tutte cose promesse, ma non prima di uno dei trofei più belli che ho trovato. Quello dei loghi! Vi è piaciuto? Voglio solo vedere se riesco a fare una cosa. È passato tanto tempo. Riuscirò, nonostante tutto, a battere almeno uno dei miei record. La mia posizione sarà nel rango delle migliaia ormai. Decine di migliaia. Oh, che figata. Che voglia. Tutti i percorsi, tutti i trick. Da primo a 135 millesimo. Ci piace, ci piace. Questa è la sfida che dovrebbe accendere il cuore di ogni gamer, ma... vediamo un po'. La massima difficoltà quindi per me è aumentare questa. Meno di 40 secondi e 64 centesimi. Vediamo. Questi non sono i livelli che avete conosciuto. Sono delle versioni speciali in cui il percorso cambia e non ricordo un tubo. Non ricordo un tubo. Ho perso. Decisamente perso. Ok, ho memoria muscolare un pochino. Memoria muscolare, memoria muscolare. Ah, ho perso di nuovo. Perso, perso, faccio schifo, faccio schifo. Qui, qui. Ah, faccio schifo, faccio schifo. 42. Riuscirò a metterci meno di 42 secondi? Meglio di 40? Ci saluteremo con una vittoria! Pochissimo tempo a migliorare. Avevo allontanato il microfono per concentrarmi. Pensavo di metterci 20 minuti. Allora, si migliora sempre come videogiocatore. Sempre. Questo non sarà niente di speciale, ma insomma, ho preso 2000 posizioni in 5 minuti. Non male. Non male. Oh! Interessante, interessante, miei avversari. Qui qualcuno ha forse lanciato un guanto di sfida? No, in realtà no, perché non mi sono concentrato più di tanto. Penso si possa fare meglio. Cioè, oh, sono 4 millesimo, ovviamente si può fare meglio. Ma... ok. 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 Che voglia di farle tutte. Tutte, tutte, tutte. Questo è il gaming. Questo è lo spirito del fanboy. E questi siamo noi, no? Alla prossima, ragazzi.